Giovedì 23 novembre, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. E tratta tante cose, parla di tanti argomenti e il giovedì è un giorno un po' speciale perché lo dedichiamo alla dozza, lo chiamiamo il giovedì in dozza perché Alessandro ci legge degli scritti che sono stati realizzati proprio dalle persone che partecipano alla redazione Ne vale la pena. Oggi leggerà uno scritto di Filippo dal titolo Se i detenuti con il loro lavoro migliorano la struttura. Ascoltiamolo. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Visto che è giovedì, concediamoci ad una lettura. La lettura di oggi ha ad oggetto il tema del lavoro. Viene, ovviamente, dal laboratorio di Ne vale la pena, la redazione di giornalismo che stabilmente ormai da anni lavora all'interno della dozza. Il laboratorio a cura del Poggeschi per il carcere, quindi colgo l'occasione per ringraziare sia i ragazzi del Poggeschi per il carcere, ma anche e soprattutto coloro che compongono il laboratorio. Questo testo è di Filippo e il titolo è Se i detenuti con il loro lavoro migliorano la struttura. Nonostante siano passati 12 anni dal momento in cui sono stato rinchiuso all'interno del carcere, posso dire con tranquillità che non è cambiato quasi nulla. Ancora oggi siamo trattati come bambini all'interno di un collegio, e questo perché nessuno ci responsabilizza di nulla. Per qualunque richiesta, noi dobbiamo rivolgerci all'assistente. Veniamo chiamati senza preavviso anche per andare dall'avvocato o a una qualsiasi visita. E questo vale anche per chi, come me, sono anni che non dà problemi. Per quanto riguarda le attività, anche qui è cambiato veramente poco. C'è sempre, almeno per chi può, la possibilità di andare in palestra. C'è sempre anche la biblioteca, che però ha gli stessi libri. E ci sono anche un paio di salette hobby, una per chi sa fare modellismo senza modellini e l'altra per chi ha la passione della musica e vuole suonare. Per tutti gli altri, però, non resta che passare la giornata a oziare. E, in questo modo, il tempo non passa mai. Sapete, tutto questo potrebbe essere risolto con il lavoro. L'offerta, però, inutile dirlo, è molto inferiore rispetto alla richiesta. Qui a Bologna ci sono circa 10-12 posti all'interno della cucina e 19 all'interno della MOF, ovvero la manutenzione ordinaria dei fabbricati. Tutti, però, sono in regime di turnover. E questo perché l'offerta è inferiore alla domanda. Di posti fissi ce ne sono e sono all'interno dell'officina meccanica, a cui si sono aggiunti da circa un anno 4-6 posti all'interno del call center. A questi però devono essere sottratti i due posti fissi del RAE. RAE che si occupava di riciclare componenti degli elettrodomestici e in particolare delle lavatrici, ma che purtroppo non è più attivo. Grazie alla MOF sono stati eseguiti lavori molto importanti all'interno della struttura del carcere. Si sono ristrutturate varie celle e si sono ottimizzati gli impianti dell'acqua calda. Oggi, ad esempio, sarebbero necessari tanti lavori per poter risparmiare energia. Occorrerebbe introdurre gli interruttori all'interno delle celle, perché la luce è effettivamente sempre accesa. Occorrerebbe sostituire i tubi che hanno delle perdite con quelli con multistrati. Occorrerebbe migliorare l'impianto di riscaldamento, portare l'acqua calda all'interno delle sezioni del penale e del secondo piano. Insomma, alla dozza ci sono tanti lavoratori esperti. Si potrebbe quindi verificare se, magari anche con l'ausilio di una guida esterna, si potessero fare dei lavori anche complicati. E questo però avrebbe dei risparmi sia per l'amministrazione penitenziaria, ma anche e soprattutto con una soddisfazione economica per i detenuti che vi sono coinvolti. Ma ora mi fermo qui e vi lasciamo in compagnia dell'ospite della settimana. Questa settimana, come vi dicevamo, stiamo trattando una breve guida per i nuovi giunti che insegna agli ultimi arrivati a orientarsi all'interno del carcere. Quest'oggi ce ne parla la garante dei diritti delle persone private delle libertà personali di Parma, Veronica Valenti, e questa guida è a cura della rete carcere in collaborazione con gli istituti penitenziari di Parma. Ascoltiamoli.
sono contenta anche di sentire che si incominciano a prendere anche dei provvedimenti per migliorare le condizioni di vita all'interno dell'istituto penitenziario, perché anche a me, ma anche penso a Barbara, i presenti, arrivano delle segnalazioni su una struttura che è datata, presenta dei problemi da un punto di vista appunto del riscaldamento, è uno dei tanti problemi, frigoriferi che in alcune sezioni non ci sono e che devono essere cambiati, bagni insomma che dovrebbero essere rimessi, quindi ben venga anche questa battaglia che credo troverà un'alleanza sicuramente da parte dell'ufficio del garante dei detenuti, ma mi permetto di dirlo anche se non è qui presente, anche del garante regionale dei detenuti e anche del comune di Parma. Quindi assolutamente grazie per quello. Per l'ospedale, perché abbiamo delle condizioni, insomma sul repartino è una battaglia che lei sa, è una delle prime cose che mi ha colpito e che continuerò a fare. Ovviamente, perché insomma il diritto alla salute non può essere negato. E tornando invece al grande lavoro che sta facendo Rete Carcere, io ringrazio davvero Rete Carcere e tutte le altre associazioni per questa guida, no? Questa nuova guida per i nuovi, che è davvero, Barbara, e si legge, si percepisce leggendolo, un lavoro che riflette tutta l'attenzione preziosissima che tutti voi fate quotidianamente all'interno del carcere. Un lavoro di squadra in sinergia che conta anche sulla collaborazione stretta con tutte le altre figure professionali, dagli agenti della polizia penitenziaria, funzionari dell'area giuridico-pedagogica, all'ufficio del garante, i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali del UEPE e anche la magistratura di sorveglianza. Anche questa è una bella notizia, che sarà un attimino reintegrato l'organico, perché sì, laddove l'ordinamento penitenziario non prescrive il rispetto di determinati termini, la magistratura emiliana ci mette troppo tempo a rispondere e questo non è tollerabile in una situazione di detenzione. E devo dire, riflette tutto il lavoro che viene fatto in carcere, anche perché ci tengo a spendere anch'io una parola per il ruolo del volontario in carcere, in quanto tante volte siete voi, vi nomino Franca, Marilena, Mauretta, Barbara, Piero, che insomma incontrate le esigenze, i bisogni primari dei detenuti, forse riuscite con le vostre tecniche, il vostro colloquio, a far emergere anche delle problematiche che magari non vengono dette al garante, non vengono dette all'educatore, non vengono dette agli agenti di polizia penitenziaria, e segnalate per tempo alle autorità competenti tutti gli interventi necessari nei singoli casi. E a me colpisce molto anche una cosa che mi ripetete sempre quando vengo in carcere, che ritroviamo anche qui in questa guida: nessuno si salva da solo, che è bellissima come espressione, perché rende molto, no, della costruzione della fatica che si fa nei luoghi di restrizione della libertà a creare dei sinceri, dei veri rapporti di fiducia, perché di questo si tratta, no? Ritrovare la fiducia tra chi ha sbagliato e una comunità, ma anche una comunità che deve intervenire per dire: guarda, ti puoi fidare, guarda, ci siamo noi. E allora questa guida davvero è un grido, no? Che dice alle persone in difficoltà: non sei solo, specie in un momento, come abbiamo detto, difficile. È vero, questo io l'ho ribadito anche in un altro convegno, quando abbiamo parlato dei suicidi, dell'autolesionismo, organizzato dalla dottoressa Paolillo. A Parma si fa un ottimo lavoro, e se abbiamo raggiunto dei risultati per cui davvero non ci sono, cioè non c'è un rischio suicidio così elevato come in altri istituti penitenziari, nonostante la complessità, il numero e la tipologia di istituto penitenziario, lo dobbiamo a un passaparola, a un lavoro di rete, a un lavoro di squadra, perché è questo essenziale, no? Il fatto che abbiamo anche degli educatori che tengono conto delle sensazioni, delle segnalazioni: guarda, potresti andare a vedere Tizio perché mi ha comunicato questo, ma secondo te potrebbe essere così? E questo i volontari lo fanno quotidianamente. E questa guida, soprattutto in un momento
dedicato delle persone all'ingresso. Tenete presente che dalla relazione che il Garante Nazionale fa annualmente emerge che il rischio suicidi è proprio, suicidi è molto più alto nei primi 6 mesi di detenzione o addirittura al momento della dimissione. Guarda caso, due momenti speculari, perché una persona si trova a gestire un carico emotivo molto forte dovuto nel caso dell'ingresso alla privazione della libertà personale, che teoricamente, astrattamente, noi nelle aule dell'università diciamo: guardate che la privazione deve essere limitata, proporzionata, ragionevole e funzionale all'espiazione della pena detentiva, ma di fatto incide su tanti altri aspetti della vita quotidiana. Tanto per dire, la scelta dei vestiti che si possono inoltrare nel carcere, il fatto che una persona deve sperimentare una diversa proiezione di sé all'interno di quei luoghi, non è più libero di gestire il proprio tempo, c'è una diversa condivisione degli spazi ristretti anche con persone che non conosce, che magari hanno abitudini, tradizioni, costumi diverse dai propri. Quindi o la scelta dei cibi, cioè il fatto che io non posso scegliere, no, che tipo di alimenti mangiare, devo rifarmi al vitto, devo rifarmi al sopraffitto, presenta dei costi che non tutti si possono permettere, oppure sentire liberamente i familiari. E allora in questi primi mesi questa guida è molto utile, perché permette di gestire un carico emotivo che è un cambiamento così importante, destabilizza tutti sostanzialmente, potrebbe destabilizzare chiunque si trova in questa situazione. Ma poi soprattutto, a mio giudizio, è utile anche per me, onestamente, per i familiari, ma anche perché in genere consapevolezza, chiarezza sui diritti e i doveri delle persone nei luoghi di privazione della libertà. Per cui davvero grazie, complimenti a tutti voi per questa guida e devo dire con tutto il cuore per tutto ciò che fate quotidianamente in questi luoghi, perché c'è veramente tanto bisogno di questa tipologia di lavoro. E rieccoci per tornare, ahimè, ad un argomento che abbiamo più volte dovuto trattare. Parliamo di donne in Iran. E noi sappiamo che nelle ultime settimane l'attenzione del mondo è concentrata ovviamente sulle guerre, sulla guerra tra Israele e Hamas, sulle sue ripercussioni in tutto il Medio Oriente, anche giustamente sulla guerra in Ucraina. Però intanto in Iran le cose continuano ad andare in un certo modo. Ultimamente, lo sappiamo tutti, purtroppo c'è stata la morte di Armita Garawand, avvenuta il 28 ottobre, tra poco sarà un mese dalla sua morte, che ha creato poi tutta una serie di ricadute, di osservazioni. C'è anche un attivista che si chiama Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, che ha denunciato ancora una volta le violenze contro le donne. Ora, Mohammadi ha 51 anni, più volte è stata arrestata, è detenuta dal 2021 nella prigione di Evin a Teheran, la famigerata prigione, e ha cominciato uno sciopero della fame per protestare contro la mancanza di cure mediche per i detenuti e l'obbligo per le donne di indossare il velo. Insomma, c'è stato un tira e molla abbastanza impegnativo finché, per fortuna, Mohammadi è riuscita a farsi curare, perché evidentemente i riflettori accesi su queste vicende in qualche modo portano dei risultati, e quindi è stata portata in ospedale, ma poi di nuovo tradotta in carcere. Inutile dirlo. E Mohammadi, attivista per i diritti delle donne contro la pena di morte, è stata premiata a ottobre con il Nobel della Pace per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per promuovere i diritti umani e la libertà di tutti. Ecco, ci sono altre due donne che sono state punite dall'autorità per aver raccontato quello che succede intorno a loro e anche alle donne, ovviamente, iraniane, e sono le giornaliste Elaheh Mohammadi
Hamadi e Niloufour Hamedi. Sono state condannate rispettivamente a 6 e 7 anni di prigione per aver contribuito a rendere pubblica la morte di Mahsa Jina Amini. La ricordate tutti, la ragazza che è morta sotto la custodia della polizia morale. Mohammadi ha 36 anni, Hamedi 31 e sono detenute anche loro nel carcere di Evin. Sono state ritenute colpevoli di cooperazione contro il governo ostile degli Stati Uniti. Antonella, grazie. Grazie per continuare a scegliere questi editoriali, a parlare di queste cose, perché è vero, a volte l'opinione pubblica ha un'importanza limitata, ma tante altre invece l'opinione pubblica fa tanto perché crea una rete di informazioni, di conoscenza, di scambi tra le persone e in questo modo ci pensiamo di più e siamo consapevoli di quello che accade. Ora però ti chiedo di continuare e di raccontarci queste due donne. Sì, Niloufar Hamedi lavora intanto per il quotidiano riformista Sharg. In passato si era occupata di violenza contro le donne ed essendo anche un amante degli sport si era battuta per il diritto delle donne ad assistere alle partite di calcio negli stadi, che a noi sembra una banalità, però non c'è questa possibilità in Iran. E quando un giorno, ecco qua passiamo al momento in cui c'è stata una svolta, la mattina del 16 settembre 2022, mentre era a casa, una collega l'avvisa che Mahsa Jina Amini, la giovane di cui si parlava già da qualche giorno, era ricoverata all'ospedale di Kasra di Teheran. Hamedi ci va e riesce ad incontrare i genitori di Amini pochi minuti prima che fosse purtroppo confermata la morte della ragazza ovviamente, e quando i parenti ricevono la notizia Hamedi scatta una foto e si vedono queste due persone che si abbracciano, che poi sono praticamente il padre e la nonna di Amini, e Hamedi pubblica su Twitter l'immagine e così il mondo viene a sapere della morte di Mahsa Jina Amini. Ecco, la polizia il 22 settembre arresta Hamedi e definisce l'accusa di propaganda contro lo Stato. E Laheh Mohammadi invece lavora per un altro quotidiano riformista che si chiama Amihan, si occupava soprattutto di politica, questioni sociali e diritti delle donne, aveva scritto dei matrimoni forzati, del divieto delle donne di guidare la moto o comunque delle proposte di legge per rafforzare i controlli sul loro comportamento. Tra l'altro Elaheh ha una sorella gemella, il Naz, che tra l'altro scrive anche lei sul giornale riformista Amihan. Elaheh Mohammadi ha chiesto al giornale di seguire il funerale di Amini, ottiene il permesso, era a quel tempo l'unica giornalista presente al funerale di Amini, che si è tenuto, ricordiamolo, il 18 settembre e dove per la prima volta le donne si sono tolte il velo e hanno cantato Donna, Vita, Libertà, lo slogan ormai famosissimo del movimento di liberazione delle donne del Kurdistan. È diventato poi il simbolo della rivolta, come sappiamo. Tornata a casa il 29 settembre, Mohammadi ovviamente è arrestata con l'accusa di cospirazione e collusione. Ma anche la sorella purtroppo rimane incastrata in questa situazione perché viene arrestata a febbraio per aver coperto le proteste contro il regime. Poi viene, diciamo, la pena viene parzialmente sospesa e però non può più lavorare come giornalista. Ecco, questa è la situazione delle donne iraniane, una situazione molto molto precaria, molto difficile, della quale dobbiamo sempre parlare affinché nessuno dimentichi che ci sono delle donne che soffrono e che combattono dall'altra parte del mondo. Ma mi fermo qui perché passo la parola a Pillole di Antigone, la rubrica del giovedì. Oggi Valentina Vitale, avvocata ed ex componente del difensore civico e dello sportello di Rebibbia, nuovo complesso di Antigone, ci parlerà del reclamo giurisdizionale ex articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario. Ascoltiamola. Io
avevo pensato di farmi un breve cenno, diciamo, di quelli che sono i passaggi che hanno portato all'introduzione nell'ordinamento penitenziario del 35 bis, perché in realtà è un istituto recente, cioè è un rimedio recente, è stato introdotto solo nel 2013 ed è stato introdotto a seguito della sentenza Torreggiani. In passato non esisteva un rimedio giurisdizionale. Penso che sia utile diciamo riprendere quelle che sono le tappe che hanno portato all'emanazione di questo e all'introduzione di questo strumento, perché in realtà si finisce tramite diciamo questi passaggi si capisce qual è l'utilità e l'importanza del rimedio. Dunque, fino al 2013 appunto non esisteva un rimedio giurisdizionale, esistevano all'interno dell'ordinamento penitenziario delle ipotesi di reclami che erano però finalizzati a impugnare dei determinati provvedimenti che riguardavano nello specifico l'applicazione della per esempio del regime di sorveglianza particolare, l'applicazione del regime del 41 bis e poi in materia di provvedimenti disciplinari. Solo quindi in alcune ipotesi particolari era prevista la possibilità di fare il reclamo al magistrato di sorveglianza. In tutte le altre ipotesi in realtà esistevano dei diritti ed erano enunciati nell'ordinamento penitenziario. Esisteva anche l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario che riconosceva a tutti i detenuti il pieno esercizio dei diritti, però di fatto si trattava di diritti che non potevano essere effettivamente ineffettivi da chiamati la Corte Costituzionale, perché in realtà non ricevevano una tutela piena, in quanto non erano previsti degli strumenti attraverso i quali era possibile chiedere al magistrato di sorveglianza di ottenere tutela laddove appunto questi diritti fossero stati violati dai comportamenti dell'amministrazione penitenziaria. La Corte Costituzionale, l'unico rimedio che esisteva era un rimedio in realtà non giurisdizionale, era il rimedio del reclamo generico previsto ancora oggi nell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, che però appunto non garantiva un'effettiva tutela in quanto si adiva il magistrato di sorveglianza, però il magistrato di sorveglianza emetteva dei provvedimenti che non erano vincolanti e quindi l'amministrazione alla fine era tutto rimesso all'amministrazione penitenziaria, che poteva decidere o meno di adeguarsi a quanto appunto il magistrato di sorveglianza aveva deciso nel suo provvedimento. Tant'è vero che la Corte Costituzionale nel tempo si è pronunciata dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 35, quindi il reclamo generico con il 69, che venivano utilizzati questi due articoli in combinato disposto per presentare del reclamo al magistrato di sorveglianza, affermando appunto alla Corte Costituzionale che in realtà comunque non la tutela quindi che era garantita ai detenuti attraverso questi strumenti era una tutela comunque non reale e che di base i diritti dei detenuti rimanevano ineffettivi. In particolare, vi parlo dell'ultima sentenza, quella più una delle più importanti della Corte Costituzionale, la 135 del 2013, che è stata emessa nell'ambito di un conflitto di attribuzione che è stata sollevata dal magistrato di sorveglianza a seguito di una decisione emessa dal magistrato di sorveglianza che appunto non aveva ricevuto esecuzione, perché l'amministrazione penitenziaria, contravvenendo a quanto previsto dalla decisione del magistrato di sorveglianza che riconosceva a un detenuto che si trovava in 41 bis la possibilità di accedere ai canali RAI, ai canali Storia, perché quello garantiva la tutela del diritto all'informazione, e il magistrato di sorveglianza quindi aveva riconosciuto questo diritto, l'amministrazione penitenziaria invece, nonostante questa decisione del magistrato di sorveglianza, aveva deciso di non concedere la possibilità al detenuto di accedere a questi canali. Si viene sollevato il conflitto di attribuzione e la Corte Costituzionale riconosce appunto che non è compito dell'amministrazione penitenziaria quello di andare contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza. Quindi diciamo che questo è il quadro normativo fino al 2013. Arriva poi la sentenza Torreggiani che sebbene abbia diciamo come riferimento la violazione dell'articolo 3 della CEDU e quindi il fatto che il trattamento subito dal detenuto era un trattamento inumano e degradante, di base comunque si pronuncia anche in generale sulla necessità
che nell'ordinamento giuridico di uno Stato, e quindi nello specifico di quello italiano, fossero previsti dei rimedi che vengono definiti come rimedi preventivi, ovvero dei rimedi, degli strumenti che hanno come finalità quello di tutelare i diritti dei detenuti, garantendo quindi degli strumenti che sono nello specifico il reclamo e quindi la possibilità di adire il magistrato di sorveglianza e di poter ricevere quindi tutela rispetto a quelle situazioni giuridiche che subiscono la violazione dal comportamento di un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria. E quindi si arriva all'emanazione della legge 146 del 2013 e dell'introduzione dell'articolo 35 bis. Il reclamo giurisdizionale, quindi la disciplina del reclamo giurisdizionale, ha quindi questo come ratio e come finalità, quello di tutelare e di garantire tutela effettiva ai diritti che sono sanciti poi nello stesso ordinamento penitenziario, che sono diritti dei detenuti che sono sanciti nell'ordinamento penitenziario. Per comprendere in qualche modo la disciplina dell'articolo 35 bis va letto insieme all'articolo 69 al sesto comma. Sostanzialmente i motivi per i quali ci si può rivolgere al magistrato di sorveglianza di fronte alla a un comportamento dell'amministrazione penitenziaria sono due: o rispetto a provvedimenti che sono stati emessi nell'ambito di un procedimento disciplinare, e in quel caso quindi ciò che può contestare il detenuto attraverso il reclamo è il fatto che il potere disciplinare non è stato esercitato così come previsto dalla legge, oppure, e questo diciamo è quello che forse ci interessa di più rispetto all'attività che può essere svolta da parte dei volontari, è la violazione in generale, il comportamento dell'amministrazione penitenziaria attraverso l'emanazione di un provvedimento da parte dell'ambito termine, una violazione di un diritto del detenuto, di un diritto del detenuto. E quindi in quel caso il detenuto ha la possibilità di rivolgere un reclamo al magistrato di sorveglianza, chiedendo sostanzialmente che l'amministrazione penitenziaria ponga fine a quel comportamento, che pure diciamo annulli quel provvedimento che aveva determinato la violazione del diritto. Attraverso questa procedura, che prevede anche la partecipazione dell'amministrazione penitenziaria, quindi si svolge nel pieno contraddittorio, perché c'è un'udienza e all'udienza può partecipare anche l'amministrazione penitenziaria, il detenuto quindi ha la possibilità, laddove dovesse ottenere l'accoglimento del reclamo, di ottenere appunto una decisione da parte del magistrato di sorveglianza, che a quel punto, della quale può pretendere l'esecuzione. È un provvedimento, quindi non è più un provvedimento la cui esecuzione è rimessa alla volontà dell'amministrazione penitenziaria, ma è una decisione vincolante. Tant'è vero che nel caso in cui l'amministrazione non dovesse adottare quei provvedimenti che sono necessari per darvi esecuzione, è prevista la possibilità che il detenuto possa nuovamente adire il magistrato di sorveglianza, presentando un reclamo di inottemperanza, e chiedendo quindi al magistrato di sorveglianza di ordinare le modalità all'amministrazione penitenziaria attraverso le quali deve essere data esecuzione a quella decisione. Può eventualmente, nel caso di inerzia della parte dell'amministrazione penitenziaria, nominare un commissario che si sostituisca all'amministrazione penitenziaria. E anche oggi, dopo aver ascoltato Antigone, la nostra rubrica e la nostra puntata in realtà termina qui, e ci salutiamo, ci vediamo domani, e vi ricordiamo sempre di scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ci vediamo domani, un saluto da me che sono Antonella, da Alessandro Masella, Enea Flacco, Maria Cristina Lolli e Paola Leotti. Ciao!